Quello che si è appena concluso è stato il Salone dei Record per visitatori e metri quadri di esposizione. Tra i tanti elogi, anche qualche mugugno relativo allo spazio Oval, che secondo alcuni avrebbe sottratto visitatori agli stand tradizionali. Su questo e molto altro abbiamo sentito il parere del presidente della Fiera Internazionale del Libro di Torino, Rolando Picchioni. Beh, il bilancio è positivo innanzitutto perché il pubblico ancora una volta ha dimostrato il suo attaccamento quasi patologico al salone, per cui avete visto voi che i saloni sono pieni, i padiglioni sono pieni, ci sono 27 sedi di conversazione, di discussione, di dibattiti, e poi c'è l'apertura dell'Oval, che sono ben 20.000 metri quadrati in più, che hanno permesso così al salone di avere un polmone assolutamente straordinario. Teniamo presente anche che poi è entrata in funzione la metropolitana e questo ha portato certamente un indubbio vantaggio ai visitatori che una volta dovevano fare quasi una traversata transoceanica. La Russia è stato, innanzitutto c'è stato un accordo bilaterale fra il governo italiano e il governo russo, venuto qui a Torino con 2.500 volumi, con una delegazione di 100 tra scrittore e operatore culturale. Abbiamo avuto degli incontri anche socio-economici per lo scambio di diritti, per cui insomma possiamo essere assolutamente contenti di avere una presenza non puramente simbolica, non puramente così esornativa, ma una presenza veramente concreta come questo grandissimo paese. Bisogna dire che la novità naturalmente trova sempre qualcuno preparato, qualcuno impreparato, qualcuno nostalgico, qualcuno invece più avventuroso, più portato così ad sperimentare il nuovo. L'Oval è senz'altro uno dei punti di proseguo del Salone, per cui il Salone finora praticamente era dentro i 45.000 metri quadrati, le 6-4 padiglioni tradizionali, con l'Oval passiamo a 80.000 e più. Probabilmente ci sarà un quarto salone, per cui il complesso espositivo del Lingotto si aggirerà sui 100.000 metri quadrati. E questo significa però dare anche la possibilità al visitatore di non fare sempre il solito bagno delle sardine, ma significa anche avere la possibilità anche di leggere, anche di riposarsi, anche di prendere una boccata d'aria. Credo che questo sia un'iniziativa assolutamente positiva. Sono 150 libri, sono 15 superlibri, 15 grandi personaggi, 15 case editrici, tutto quanto il pianeta libro dal 1861 ad oggi è riuscito ad esprimere. Questa mostra farà un po' il giro d'Italia e terminerà a Palermo, cioè insomma una spedizione dei mille non fatta con i garibaldini ma fatta con dei libri che sono un po' la struttura portante della nostra cultura nazionale.